fidarti di me. E tu che cosa fai? Vediamo, chi di voi vuole diventare avvocato da grande? Bene, e invece star del cinema? Oh, e chi vuole fare il lobbista? E che cos'è? È un po' come una star del cinema, è il mio lavoro, io parlo per vivere. In pochi, soprattutto qui in Italia, dove sul tema c'è scarsissima consapevolezza, sanno che cosa voglia dire fare il lobbista. La maggior parte delle persone si limita a pensare che siano brutti, sporchi e cattivi. In realtà svolgono un'attività che è insita in ogni essere umano: tutelare, difendere, rappresentare un certo interesse. Benvenuti a Micro e Macro, la trasmissione di T9 che ha l'obiettivo di parlare con semplicità dei piccoli e grandi temi dell'economia, da quelli di rilievo nazionale e internazionale a quelli della vita di tutti i giorni. Oggi, come abbiamo già sottolineato nell'introduzione, parliamo di un argomento che qui in Italia è particolarmente spinoso. Cominciamo parlando di lobby. Partiamo dalle basi, da cosa significa la parola lobby. Un gruppo di pressione, ovvero lobby, è un gruppo di persone che hanno uno stesso interesse e si pongono l'obiettivo di influenzare il decisore pubblico al fine di trarne un vantaggio o evitare uno svantaggio. L'interesse che queste persone possono rappresentare non necessariamente un interesse economico, e il vantaggio o lo svantaggio che queste persone vogliono ottenere non necessariamente deve essere economico. Si pensi ad esempio ad una associazione di amanti delle bocce che gioca normalmente a bocce in uno spazio concesso dal comune. Ecco, ipotizziamo che il comune decida di eliminare questo spazio e di farci un centro commerciale. Quel gruppo di persone, nel momento in cui contrastano l'azione del comune, nel momento in cui cercano di influenzare il comune per impedire che venga eliminato il loro spazio culturale, il loro spazio di gioco, si trasformano da gruppo di interesse in lobby. Le lobby non sono quindi soltanto le grandi aziende del settore farmaceutico, del tabacco o delle armi, ma le lobby sono tutte quelle associazioni, quelle organizzazioni più o meno strutturate che vogliono influenzare il decisore pubblico per evitare che qualcosa accada oppure per far accadere qualcosa. Quindi dobbiamo sottolineare fin da subito un elemento cruciale. L'attività di lobby, cioè di influenza del decisore pubblico, non è svolta solamente da multinazionali o giganti economici e non mira unicamente a tutelare interessi di natura economica. Fare lobby è fare quello che ciascuno di noi nella propria vita, nella propria quotidianità, fa in qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione. Se può sembrare assurdo, ma vi assicuro che è proprio così. Quando ci si trova di fronte ad un problema di carattere burocratico, ad una esigenza personale, particolare o collettiva, fare lobby significa cercare di ottenere quello che si pensa di aver diritto ad ottenere. L'importante è farlo, come al solito, come nella vita reale, perché questa è vita reale, farlo in maniera trasparente, in maniera chiara, in maniera efficace, in maniera esaustiva, in maniera proattiva, rappresentando l'interesse nel migliore dei modi e raccontando anche quelle che possono essere le ricadute, pro o contro qualcosa o qualcuno. Un esempio delle alternative in cui questa attività può concretizzarsi? Basta guardare il titolo di questo libro. Lobby e advocacy a fianco dei dimenticati della Caritas italiana. Più chiaro di così? Qualsiasi interesse organizzato, quindi indipendentemente se si tratti di un interesse economico, ma appunto ci sono interessi sociali, interessi ambientali, quindi gruppi di interesse che interagiscono col decisore. Attività di lobby è un'attività, diciamo, appunto di rappresentanza degli interessi indipendentemente dall'interesse che si rappresenta. Un'attività che ha come suo interlocutore naturale i decisori pubblici e quindi, ovviamente, i politici. Lobby non è una cattiva parola. Già nel 1640, nella Camera dei Comuni in Inghilterra, c'era una grande stanza prima della
dell'assemblea, dove si incontravano consiglieri, diciamo, del comune all'epoca e cittadini. Quindi la lobby non è un qualcosa di negativo, ma è un modo affinché i cittadini, le imprese, vari settori dell'economia sociale possano incontrare i rappresentanti del Parlamento, del Senato, per sottoporre quelle che sono le problematiche di quel determinato settore. Ma perché in Italia il lobbying è visto così male? Si è sempre ritenuto che l'unico soggetto istituzionale in grado di intermediare tra i cittadini e le istituzioni fosse il partito politico. Vale a dire, quando un cittadino voleva manifestare un interesse nei confronti dell'istituzione pubblica, doveva passare dal partito. È una delle forme della partitocrazia che ha caratterizzato il nostro paese dal dopoguerra fino a 15 anni fa. Poi ci sono fattori storici, storici culturali, secondo i quali il processo decisionale deve essere un processo astratto, vale a dire il legislatore è uno più esperto, più bravo del singolo cittadino, è uno unto dal Signore, illuminato dal Signore, e quindi è in grado di interpretare la volontà di tutti ed è in grado di farlo senza doversi confrontare con nessuno. In ultimo, il motivo per cui in Italia il fenomeno lobbistico è visto in maniera così negativa certamente è per l'enorme impatto mediatico che hanno tante notizie relative alla corruzione, ai fenomeni patologici del lobbying. Sui giornali noi non troviamo descritta l'attività di lobbying come dovrebbe essere svolta, troviamo descritta l'attività di lobbying quando diventa un fattore, uno strumento di corruzione. E poiché nel nostro paese di questi casi ce ne sono tanti, è chiaro che nell'immaginario collettivo lobby uguale corruzione. Qui siamo sempre stati abituati ad affidare la rappresentanza degli interessi ai cosiddetti corpi sociali intermedi. Noi siamo un paese che vive, che ha vissuto attraverso i corpi sociali intermedi di rappresentanza. Confindustria, sindacati, associazioni di categoria, ordini professionali. E quindi in altre società il sistema di rappresentanza degli interessi invece è molto più diretto. Quindi si saltano i passaggi di rappresentanza intermedia, i cosiddetti corpi sociali intermedi, e si accede, gli interessi organizzati accedono direttamente alle stanze decisionali. Naturalmente il punto di partenza è la distinzione tra lobby e corruzione. Il problema vero è non confondere tra quello che è una legittima, sana, positiva, proattiva, purché sia esaustiva, trasparente, rispettosa delle regole, eccetera, rappresentanza degli interessi, da ciò che invece è o borderline oppure che sconfina sull'illegalità. Non si possono mescolare le due cose, ma non si possono, i primi a non poterlo fare siamo noi che facciamo questa attività. Il lobbying, lo abbiamo detto, consiste dunque nell'esercitare una certa influenza su chi ha il potere di decidere. Tuttavia la responsabilità ultima, l'onere della decisione, permane pur sempre in capo alla politica e ai soggetti pubblici, che sono poi chiamati a fare la sintesi tra i diversi interessi in gioco. Da qui nasce l'esigenza di una regolamentazione che renda questo fenomeno, il lobbying, conoscibile e trasparente. Dal 1948 ad oggi sono stati presentati 57 disegni di legge in materia di lobby. Mai nessuno di questi disegni di legge è stato discusso anche soltanto un giorno nella commissione competente della Camera o del Senato. Questo è un dato da cui partire, ogni qualvolta si parla di regolare le lobby. È evidente che non c'è la volontà, o almeno non c'è stata per tanti anni la volontà da parte del Parlamento italiano di regolare il fenomeno lobbistico. E questo per un semplice motivo, perché le lobby non regolate sono un ottimo paravento per la politica. Mi spiego meglio. Come mai non si decide? Perché non si fanno le riforme? Perché non si liberalizza un certo settore? Il politico risponde: è colpa delle lobby, è sempre colpa delle lobby. L'assenza di regolamentazione impedisce alle lobby di emergere. Di conseguenza nessun cittadino sa quali sono queste lobby, come operano, cosa fanno. Poiché nessuno sa cosa fanno le lobby, è il politico a gioco facile nel dire che è colpa delle lobby. Tentativi di regolamentazione che qui in Italia non hanno ancora portato a una disciplina, per colpa dei politici che fanno le leggi, ma anche per colpa di alcuni lobbisti.
è anche colpa di noi lobbisti, di una parte di noi lobbisti che obiettivamente spesso si sono tirati indietro quando si trattava di affrontare seriamente questo tipo di problema. 20 anni da lobbista sono stati per me degli anni bellissimi, ovviamente. Io ritengo di essere fortunato perché per me l'attività di lobbying è il più bel lavoro che si possa fare. Detto questo, nel corso degli anni si è trasformata tanto. Questo è molto interessante, perché come è cambiata la società, come è cambiato il sistema decisionale, come è cambiato la rappresentanza politica, al tempo stesso diciamo la trasformazione dell'attività di lobbying ha seguito di pari passo la trasformazione della società. Eppure di tentativi nel corso dei decenni ne sono stati fatti numerosi, come ad esempio il disegno di legge sulle lobby presentato in Senato da Raffaele Ranucci del Partito Democratico. Innanzitutto un registro, cioè chi deve venire a fare un lavoro di lobby deve essere registrato con dei criteri che poi saranno il Senato alla Camera ad esprimere, quelle che sono la loro attività, quindi sapere in un registro chi sono e perché vengono, avere un codice di comportamento e avere anche delle sanzioni, cioè nel momento stesso in cui le persone non si dovessero comportare bene poter anche essere espulse. Diciamo che questa regolamentazione permette proprio al parlamentare e alla lobby, che è una lobby, ripeto, assolutamente legittima, di poter parlare, potersi scambiare le proprie idee, e soprattutto poi il parlamentare sarà quello a dover fare la sintesi e vedere dove gli interessi di una lobby contrastano gli interessi generali, o a volte ci sono degli interessi di lobby che possono anche corrispondere all'interesse generale. Un problema, quello dell'assenza di regolamentazione, che anche i media hanno cominciato a sollevare. Il problema della regolamentazione è quanto mai necessario in questo paese. Se pensiamo che la patria del lobbismo, Washington, quindi gli Stati Uniti, ha puntato dall'inizio a una regolamentazione di questo mondo. In Italia la questione si è posta soprattutto dietro la spinta di giuristi sensibili al tema. È chiaro che esistono molte resistenze, e quando è difficile trovare delle cause evidenti a dei fenomeni è chiaro che la cosa più facile è dare colpa ai lobbisti. I lobbisti, ripeto, esistono nella società, sono portatori di interessi legittimi. Il punto è portare la figura del lobbista dall'ombra alla luce. Questo è possibile semplicemente regolamentando il settore, mettendo su un impianto di regole chiare, di controlli, e questo porterà semplicemente più chiarezza a questa figura professionale. Il fatto di non avere una legge che disciplini le lobby è una delle tante stranezze italiane, visto che dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dal Canada all'Unione Europea, quasi ovunque all'estero vige una precisa regolamentazione in materia. L'attività di lobbying è l'esercizio di un diritto costituzionale in tutti i sistemi democratici. Non è un caso che nell'ex Unione Sovietica, in Russia o in Cina, le lobby siano proibite. Che cosa accade però? Che le democrazie più avanzate hanno introdotto delle norme per far emergere il fenomeno lobbistico. E qui possiamo classificare due tipi di norme. Alcuni ordinamenti come la Gran Bretagna, Israele, la Spagna, la Francia, l'Austria, la Germania, alcuni ordinamenti hanno previsto l'obbligo per chi vuole fare lobby professionalmente di iscriversi in un registro pubblico, consultabile online da chiunque, indicando chi finanzia l'attività di lobbying e per quale interesse quel soggetto sta svolgendo l'attività di lobbying. Ci sono poi altri sistemi come gli Stati Uniti, ma anche il Canada e anche il Brasile in parte, in cui, e come in parte anche il livello del Parlamento europeo, della Commissione europea, a livello europeo, in cui non solo sono stati introdotti degli obblighi di trasparenza nei confronti dei lobbisti, ma sono stati introdotti degli obblighi di trasparenza anche nei confronti dei decisori pubblici. Il che vuol dire che il ministro, il sottosegretario, il capo di gabinetto, il parlamentare che incontra un lobbista lo deve dichiarare pubblicamente. Deve tenere un'agenda pubblica, consultabile da tutti online, in cui chiunque può sapere che il giorno tot, alle ore tot, quell'autorità pubblica ha incontrato quel lobbista. C'è poi un ulteriore aspetto da sottolineare. I lobbisti possono dare al decisore pubblico informazioni spesso sconosciute al legislatore. Ma questo è l'aspetto, secondo me, uno degli aspetti fondamentali dell'attività di lobby. Il lobbista, per vincere, deve presentare dati, non soltanto la posizione, l'interesse che rappresenta,
ma per essere efficace e per essere, diciamo, in grado di influenzare il processo decisionale, bisogna sostanziare la decisione che si chiede con dati, informazioni, ricerche, in modo tale che il legislatore possa avere il più ampio raggio di informazioni possibili per poi prendere la decisione che ritiene più opportuna. Poniamo il caso, ad esempio, di una normativa di dettaglio in materia di pesca. È difficile immaginare, ipotizzare che i politici siano ferrati sull'argomento, risultando quindi preziosissime le informazioni che potrebbero dare i pescatori o i loro rappresentanti. Può portare delle visioni che a volte uno può non avere e può portare appunto delle istanze che spesso non si hanno, perché leggendo un provvedimento si possono non conoscere a fondo quelle che sono le problematiche di un settore specifico. Quindi sicuramente può essere un modo anche per capire in modo molto trasparente quelle che sono le iniziative e le volontà di un certo settore, ripeto, che può essere dall'industriale al sociale. Non a caso sulle lobby è divenuta celebre una frase di John Fitzgerald Kennedy: i lobbisti sono coloro che mi fanno capire in 3 minuti quello che un mio collaboratore mi spiega in 3 giorni. Qui in Italia, lo abbiamo detto e ripetuto, non c'è alcuna regolamentazione. Esiste solo un piccolo caso, quello del Ministero dell'Agricoltura. Qui dal 2012 esiste un elenco dei lobbisti. In sostanza, chi fa lobby per certe cose deve obbligatoriamente iscriversi in un registro pubblico. Qualsiasi cittadino va sul sito web del Ministero dell'Agricoltura e scopre chi sono questi lobbisti, cosa fanno, quali interessi hanno. È un caso unico, chiaramente vale solo per questo Ministero, perché è stato fatto con un decreto del Ministro nel 2012. L'attuale Ministro Martina crede molto in questo strumento, che assicura la trasparenza del processo decisionale interno, che consente a tutti di poter intervenire, di dire la propria in modo, ripeto, trasparente, in maniera tale che nessuno abbia nulla da nascondere. Per capire come si svolge in concreto questa attività basta chiedere a chi lo fa di mestiere. Noi ci siamo rivolti a Fabio Bistoncini, autore tra l'altro sul tema di un libro dal titolo eloquente, 20 anni da sporco lobbista. Tra i casi che ho seguito io, a me fa piacere ricordare l'Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia, che è un'associazione di cittadini italiani che avevano perso tutto con la rivoluzione libica del 1970 di Gheddafi, che quindi avevano praticamente perso tutti i beni che avevano costruito negli anni in quel paese e che automaticamente hanno chiesto, da anni chiedevano, alle istituzioni italiane di vedere riconosciuto il loro diritto, il diritto di indennizzo e anche un diritto morale, non soltanto economico. C'era la parte economica ma anche un diritto morale. E devo dire, dopo una lunga e intensa attività, poi abbiamo ottenuto un risultato che nell'approvazione del decreto di amicizia Italia-Libia poi fosse dedicata una parte al riconoscimento di questi diritti. Ecco un altro esempio concreto, visto però dalla parte della politica. C'è un provvedimento sul calcio, va bene così, è più semplice. Arrivano gli esponenti del calcio che dicono guarda che in questo provvedimento ci sono dei punti delicati, questi potrebbero essere dannosi per questo mondo, questi potrebbero essere giusti. Sottoponiamo, guarda, ci sono degli emendamenti. Uno può accettare l'emendamento, guarda rispetto agli emendamenti che sono stati fatti, guarda rispetto alla legge e poi trae le proprie conclusioni, cioè l'importante è mai sottomettersi alla volontà di colui che viene a esprimere le proprie necessità. A quel punto si possono fare gli emendamenti, non farli o cercare di capire perché quell'emendamento viene fatto. Normalmente viene in questo modo. A volte succede che ci sono troppe persone e uno non sa con chi parla. Invece io avrei molto più gioia avere di fronte una persona che ha la sua targhetta, rappresenta quel mondo, c'è scritto chi è e che cosa viene a fare. Lobbisti che nel loro lavoro si trovano spesso a contatto pure con i giornalisti. Nel nostro paese, quando viene evocato il lobbista, vengono subito alla mente le cose peggiori, quelle che avvengono nell'oscuro dei palazzi del potere. Questo fa dell'immagine del lobbista qualcosa di molto negativo per la società. Come giornalisti però non possiamo fare a meno di interrogarci sul fatto che nella società degli interessi esistono e che si muovono,
il lavoro del giornalista può avvenire anche in spazi contigui a quelli del lobbista. Se pensiamo all'attività legislativa, per esempio, i palazzi del potere sono gli stessi nei quali si muovono per lavorare i giornalisti. Il fatto è che però le strade che camminano insieme a un certo punto si dividono. Il giornalista dovrà accertare i fatti, trovare delle verifiche per i fatti, il lobbista dovrà far passare i suoi interessi e quindi le strade naturalmente si dividono. Trasparenza e legalità affinché tutti possano difendere e rappresentare interessi e diritti. Il lavoro però rimane la priorità, come ripetiamo ogni settimana in questo momento di grave crisi economica. Ecco perché, come micro e macro, fin dall'inizio di questo programma ci siamo impegnati a sottoporre alla vostra attenzione alcune offerte di lavoro. Prendete carta e penna dunque e per ogni dubbio scriveteci. Roma-Bruxelles andata e ritorno, lo spazio di micro e macro dedicato all'Unione Europea. Quest'oggi parliamo dei rapporti esistenti tra la Turchia e Bruxelles. Quello della Turchia in Europa è un discorso archiviato a suo modo di vedere, oppure no? E poi quali sono gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito che la Turchia potesse effettivamente entrare nell'Unione Europea? L'ostacolo maggiore è stato di carattere politico. Sono stati paesi come la Germania, come la Francia, che non hanno voluto, perché la Turchia è un paese giovane, è un paese che ha 60 rotti milioni di abitanti, aveva questa economia forte e in qualche modo è stata anche fortunata a non entrare in Europa, perché probabilmente sarebbe finito nella crisi economica che ha investito l'Europa. È stato archiviato? Non direi, perché alcune trattative continuano, la Turchia continua a far parte del Consiglio d'Europa, dove stava fin dall'inizio, quindi fin dagli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi archiviato del tutto no, perché poi la politica ha delle sue dinamiche e tutto può... Certo, bisognerà vedere adesso come queste prossime elezioni presidenziali, alle quali Erdogan si voleva candidare, bisogna vedere se con questi avvenimenti ultimi avrà la forza per farlo o, diciamo, oppure preferirà in qualche modo farsi da parte. Questo è un punto, diciamo, una domanda ancora aperta alla quale è difficile rispondere per il momento. Indubbiamente c'è un problema comunque di concezione del sistema democratico, su questo non c'è alcun dubbio. L'ultima parte di micro e macro, come sempre, è dedicata alle imprese, agli imprenditori, a coloro che nonostante questa crisi economica non hanno rinunciato a rischiare e a investire. Quest'oggi parliamo della storia di una startup che fa della condivisione il suo marchio di fabbrica. Usit è il primo portale di noleggio tra privati senza commissioni. L'idea è molto semplice. A casa di ognuno di noi c'è un patrimonio che a noi piace definire dormiente. Tutti noi abbiamo delle biciclette, un tagliaerba, un trapano, ma anche del tempo a disposizione che non utilizziamo. E quindi ci siamo domandati perché non creare uno spazio dove poterlo mettere a disposizione e magari metterlo a disposizione di altre persone che magari necessitano per poco tempo dell'oggetto, del servizio o della piccola attività che noi siamo disposti a mettere in condivisione. E il tutto è regolato non da soldi,
ma non solo, anzi, ma da una moneta virtuale che noi chiamiamo YouCoin. Lo YouCoin è sostanzialmente il mezzo di scambio tra gli utenti di USIT. Io ho del tempo libero e voglio portare a spasso i vostri cani. E metto questa attività, questo servizio su USIT, gli do un valore in YouCoin. Voi lo prendete in prestito, ne usufruite e pagherete YouCoin. Se non li avete, facile, li acquistate su USIT in euro. Io a quel punto avrò collezionato molti YouCoin e a quel punto potrò accedere e prendere in prestito molti altri servizi e molti altri beni. Potrò andare in vacanza con i miei YouCoin oppure semplicemente metterli in vendita e ricevere in prestito in cambio degli euro. USIT si muove nell'ambito del più ampio fenomeno dell'economia circolare. L'economia circolare nasce con la crisi, ma è un fenomeno che più generalmente attiene all'efficienza dei modelli di distribuzione e dei modelli di consumo. Tipicamente l'economia circolare è un modello di consumo più efficiente. Oggi nel mondo l'economia circolare è in una fase di esplosione. In Italia il 45% delle persone dichiara di conoscere l'economia circolare, anche se solo il 13% delle persone ha utilizzato un servizio di economia circolare. Le piattaforme presenti sono molteplici, si va dall'affitto di spazi e di locali a piattaforme di baratto. Le logiche del renting peer-to-peer o del noleggio tra privati sono quelle che stanno alimentando la seconda onda dell'economia circolare o sharing economy, che dir si voglia. Per oggi da Micro e Macro è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata.